Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo qui a Lamezia in occasione di un convegno organizzato dal Meetup appunto 5 Stelle di Lamezia a tematica LGBT. Però diciamo che in questo convegno poteva partecipare chiunque e quindi chi abbiamo trovato qui al convegno? Antonio Saffioti, che è vicepresidente della FISH Calabria, che è la federazione italiana del superamento dell'handicap, giusto? Sì, certo, certo, è questo che è il nostro nome. Che ci occupiamo dei diritti civili delle persone disabili. Tra l'altro tu hai detto una cosa molto interessante ed è a me molto cara questa tematica, perché in varie occasioni ho fatto interviste ad esempio a Nunzia ma anche ad altre persone che riguarda proprio la sessualità delle persone disabili, perché si parla tantissimo della disabilità, dell'abbattimento delle barriere, ma non si parla dell'affettività delle persone disabili. Sì, è vero, questo tema che è escluso da tutto, che sembra che i disabili siano asessuati, mentre invece questo non è. Io da 5 anni, per la mia esperienza personale, dico che non ho una sessualità libera perché la mia disabilità me lo impedisce, quindi ho l'esigenza di questa parte della mia vita che mi è esclusa, quindi ci sarebbe bisogno, secondo me, in Italia dell'assistenza sessuale, però dovrebbe essere, secondo me, pagata dai disabili stessi, non data dallo Stato gratuitamente, ma pagata da tutti noi, che i soldi ce l'abbiamo, quindi possiamo spenderli tranquillamente. Tu dici che i soldi ce li abbiamo e li possiamo spendere. Io ti dico la verità, io ho conosciuto un po' di anni fa, avevo un caro amico che era anche lui disabile ed era affetto da distrofia muscolare e lui frequentava, lui era pure gay, frequentava degli amici che lo andavano a trovare a casa e lui ha avuto delle relazioni con persone diciamo normodotate, chiamiamole come vogliamo, perché comunque i termini sono brutti da dire, perché è come dire gay, lesbica, ti identifica in uno stereotipo. Molti non immaginano cosa significa essere disabile, eppure non è, come dice, è asessuato. Ma scusa, spieghiamolo alle persone, io quello voglio far capire, cioè non, la persona disabile come la persona normodotata, come la persona gay, come la persona etero, ha bisogno di affettività, e l'affettività non è soltanto, dici, ma come lo fa un disabile? Disabile lo fa come tutte le altre persone, che le modalità sono quelle di tutti gli esseri umani, però con una disabilità è difficile muoversi, quindi lascio all'immaginazione capire come una persona immobile possa adempiere le sue pulsioni sessuali. Magari però può adempiere chi ti sta a fianco, perché comunque io penso che ci siano parti del corpo, lo spiegava anche una mia amica, che sono zone erogene, che non sono per forza i genitali, alle volte anche le orecchie, le labbra stesse, cioè per me è più eccitante ad esempio un bacio che non magari l'atto sessuale in sé. Quindi io credo che le persone disabili, come tutte le altre persone, abbiano diritto alla sessualità, e perché no? Sì, certo, la devono adempiere le persone amate, sarebbe meglio, oppure un escort, però non lo devono fare di certo le famiglie, che in Italia invece lo fanno, che alcune famiglie purtroppo sono costrette a farlo, per i loro figli fanno anche questo. Antonio, io ti voglio fare anche un'altra domanda, tu sei disabile, cosa chiederesti alle istituzioni? Adesso parlavamo di sessualità, però ci sicuramente sono delle mancanze anche a livello lavorativo, perché molte volte una persona disabile vorrebbe lavorare e non è messa in condizione di farlo. Che nel mio caso non posso proprio lavorare per la mia disabilità, però faccio molto volontariato, quindi qualcosa riesco a fare. Però c'è bisogno di lavoro, certo, di sessualità, di diritti, che per gli altri sono basilari, ma per noi sono importanti la scuola, la salute, tutto quanto. Sì, quello che per molti è scontato, invece per altri non lo è.
In questo caso siamo venuti a un convegno che ci accomuna, perché magari alle persone gay o alle persone, diciamo, della comunità LGBT mancano alcuni diritti, a te ne mancano altri. Io mi sono permesso di dire che se ci uniamo tutti insieme, l'unico diritto è quello dell'uguaglianza dinanzi alla legge, cioè dovresti essere uguale tu, dovrei essere uguale io dinanzi alla legge, perché alla fine mo, se lo diciamo per la religione siamo fratelli, se lo diciamo per la legge siamo esseri umani, giusto? Sì, giusto, giusto. Che così è come dici tu, dobbiamo essere compagni di lotta. Allora, guarda, per essere compagni di lotta, sbaglio, domani andremo insieme a un appuntamento molto importante. Sì, non mancheremo al Pride di Cosenza. Quindi invitiamo tutti i disabili e le persone LGBT a partecipare. Perfetto, guarda Antonio, io ti ringrazio tantissimo a nome di tutta la comunità LGBT, di Liberi TV e di tutte le persone che vogliono vedere riconosciuti i propri diritti, qualunque essi siano, ma sono diritti di legalità e di laicità. E soprattutto io so che tu stai organizzando un evento, ti chiedo veramente quando lo avrai organizzato di invitarci, perché noi ci saremo sicuramente, e soprattutto per far partecipare più persone possibili. Grazie a voi di avermi dato voce, vi do appuntamento. Poi al mio convegno che si farà su disabilità e sessualità. Quindi ringraziamo Antonio Saffioti, il dottor Antonio Saffioti, che trovate anche su Facebook. Quindi se volete chiedere l'amicizia, Antonio Saffioti, che è di Lamezia ed è vicepresidente della FISH Calabria. Ragazzi, buona serata, buon Pride, buon primo luglio e soprattutto andiamo insieme avanti per tutti i diritti. Liberi TV, Riccardo Cristiano.